La prima riflessione che vi propongo sul capitolo quarto dell'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate riguarda le due dimensioni che il Papa prova a segnalarci, la dimensione della comunità e la dimensione dell'intimità, dell'interiorità, del tempo della preghiera personale. Sono strettamente collegate tra loro e il Papa ce le presenta soprattutto per metterci in guardia dalle false forme di spiritualità. Questa è la prospettiva che forse vale la pena di sottolineare maggiormente accostandosi a questo testo molto breve che può appunto accompagnare la riflessione. Dimensione comunitaria e vita di preghiera, cioè relazione con gli altri e relazione con Dio, sono due cose strettamente collegate. Questo lo ha raccontato in tutti i modi Israele. Sappiamo che fondamentalmente quando Israele rompe l'alleanza lo fa o perché si dimentica del dialogo con Dio o perché in qualche modo compromette il dialogo con i fratelli, con le altre persone. Quindi la relazione è al centro di tutto questo. C'è una doppia relazione che si vive appunto intimamente e una relazione che si vive anche esteriormente. Dentro questa cornice si può sviluppare una vita buona secondo l'antica sapienza di Israele. E ogni volta che si infrange la relazione o su un capo, cioè con gli altri, o sull'altro, nell'interiorità, nella preghiera con Dio, allora la vita comincia a guastarsi e nel codice di Israele questo è appunto la rottura dell'alleanza. Il Papa ci ripropone in maniera contemporanea di riflettere su questo stesso intreccio e lo fa segnalandoci le piste di una falsa spiritualità. La prima forma di falsa spiritualità che il Papa ci indica è quella sostanzialmente delle pratiche rituali devozionali sganciate dall'attenzione verso le diverse forme di povertà, verso i bisogni degli altri. Questa falsa spiritualità si caratterizza proprio per questo, per una chiusura intimistica, quindi per una espressione di religiosità che si rinchiude appunto nelle diverse pratiche, ma non riesce a sentire l'appello verso l'aiuto agli altri, non riesce a sentire l'importanza di quella che chiameremo anche la carità, che non è esclusivamente appunto il dare il superfluo, ma è questo sguardo di attenzione e di passione proprio per gli altri e con gli altri che dovrebbe caratterizzare una autentica spiritualità, secondo il Papa. Se la salute della vita spirituale si misura osservando le relazioni con gli altri e osservando anche come si muove la vita di preghiera, allora abbiamo la possibilità, attraverso anche un po' i suggerimenti del Papa, di fare un'autentica diagnostica di questa salute. Ci può essere una spiritualità che vive un'intensa vita di preghiera, apparentemente intensa, ma magari invece è connotata da disattenzioni molto forti verso gli altri, insensibilità, incapacità di aprirsi a gesti di carità. Allora in questo senso potremmo stare attenti a questo tipo di sintomatologia. Se la nostra apertura agli altri si sta in qualche modo contraendo, e Papa Francesco per esempio ci invita continuamente a mettere sott'occhio, a tenere sott'occhio quella che è la nostra attenzione verso le persone migranti soprattutto. Ecco, se vediamo che su quel fronte lì in particolare oggi proviamo fastidi, sentiamo avversità, immaginiamo che debbano venire prima gli italiani, prima i nostri, prima altri, ecco, se questa è la nostra sensibilità, il Papa ci dice facciamo attenzione, perché non vuol dire allora che la vita spirituale sia in salute soltanto se invece continuiamo ad attivarci in grandi pratiche devozionali. Ecco, la devozione e la ritualità senza un'apertura all'altro, senza una sensibilità nella carità, è qualcosa che si sta ammalando. Quindi attenzione, primo elemento che indica una falsa spiritualità per il Papa è quando noi troviamo grandi afflati mistici, grandi partecipazioni a vite di preghiera, devozioni, processioni, quello che volete, ma insieme grande chiusura verso gli altri, disattenzione, disprezzo verso chi chiede un aiuto e chiede di condividere qualche cosa in più del nostro. Se vediamo insieme questi due sintomi, attenzione che siamo su una strada un po' rischiosa e allora occorre provare a correre un po' ai ripari, ecco, e rinnovare il modo in cui viviamo la vita spirituale. La seconda forma di falsa spiritualità rispetto a cui il Papa mette in guardia i cristiani è quella in cui c'è un grande attivismo verso gli altri, ma non c'è una vita di preghiera. È forse un po' più particolare da comprendere, merita qualche parola in più. Spesso il Papa ci ricorda che la Chiesa non è una ONG, non significa disprezzare quello che fanno le ONG, bisogna capire bene questo tipo di sottolineatura. È una sottolineatura per i cristiani. Per dire che cosa? Che molto spesso quando noi ci troviamo immersi in un bene da fare, il rischio che corriamo è quello dell'attivismo. L'attivismo è un ismo e come tutti gli ismi corre sempre il rischio di diventare totalizzante. Cosa significa? Che
quello che alle volte accade quando ci si impegna in un bene particolare è di cominciare a vedere soltanto quello ed immaginare che tutti gli altri dovrebbero fare la stessa cosa che facciamo noi, non si capisce perché non intendano che quella è la vera priorità e perché stiano perdendo tempo in altre cose. Questo è un po' l'atteggiamento mentale in cui si entra nell'attivismo. E il Papa ci mette in guardia. Perché ci mette in guardia? Perché invece la caratteristica di chi vive una spiritualità autentica è quella di essere capace di riconoscere il bene in tutte le sue forme. E una spiritualità autentica si nutre anche di un progressivo approfondimento della propria vocazione. Significa che pian piano cominciamo a capire qual è il bene che a noi in particolare è richiesto di fare. Più comprendiamo questo bene appunto è un discernimento vocazionale che si fa nella vita di preghiera, più capiamo che è importante impegnarci dove ci viene chiesto, ma allo stesso tempo non è affatto male che altri si impegnino in tante altre dimensioni. Il bene si può fare in tantissimi modi. Allora, quando cominciamo a pensare che l'unico modo di fare il bene o il più importante e prioritario è quello che stiamo facendo noi, mentre gli altri fanno cose che non hanno importanza, allora questo è un altro sintomo che stiamo perdendo qualche cosa dell'autentica spiritualità. Precisamente stiamo perdendo la dimensione della vita di preghiera ed è quella dimensione in cui lo Spirito conforta ciascuno nel bene che a lui è richiesto e allo stesso tempo in cui insegna a stimare il bene molto diverso che stanno facendo anche gli altri. Quindi l'atteggiamento di chi vive un'autentica spiritualità è sempre quello di essere lieto e molto entusiasta, anche potremmo dire, del bene che ovunque viene fatto in forme diverse, senza entrare in quella forma sottile di giudizio rispetto agli altri che dice in fin dei conti il bene che sto facendo io è migliore del bene che fai tu. Ecco, nella vita spirituale si comprende molto bene che non c'è una gerarchia di bene, ma c'è invece la necessità di rispondere ciascuno alla propria vocazione e quindi al bene che lo Spirito chiede a ciascuno di fare. Nella vita cristiana questo è un punto molto molto importante e quando noi perdiamo questo aggancio, perdiamo questa consapevolezza interiore, quello che succede appunto è che ci spostiamo verso l'attivismo e l'attivismo dal punto di vista spirituale, non dal punto di vista delle cose buone che può fare naturalmente, è un rischio di coltivare una falsa forma di spiritualità. Quindi primo spunto globale di meditazione che possiamo così sottolineare andando a rileggere soprattutto quello che dice il Papa è questo: attenzione alle forme di falsa spiritualità, come le riconosciamo, guardando qual è l'equilibrio tra la nostra attenzione agli altri e la nostra vita di preghiera. Da cristiani possiamo riconoscere che quando queste due dimensioni si divaricano, quando c'è una vita spirituale che ci sembra elevata soltanto perché ha grandi pratiche devozionali ma non sviluppa vita di carità, oppure quando ci sembra di avere una grande vita cristiana perché siamo molto impegnati in maniera attivista verso il bene ma in realtà trascuriamo la preghiera, ecco, quando siamo un po' in queste situazioni dovremmo fare maggiormente attenzione, provare a ribilanciare le cose e ecco, lavorare un po' di più dentro di noi proprio perché la spiritualità sia autentica e non schizofrenica, non così separata su questi due assi estremamente importanti fin dalla comprensione che ne ha avuto Israele, e cioè relazione con gli altri e relazione di preghiera con Dio.